Allora, siamo con Salvatore Compagnone, dirigente del comune di Sant'Arpino. Gira su internet da qualche giorno una registrazione in cui l'ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio, asserisce di aver truccato nel 2001, quando era primo cittadino di Orta, un concorso pubblico al comune di Orta di Atella per assumere una persona in cambio di un favore politico. Come affermato dallo stesso Brancaccio, nella registrazione, presidente della commissione giudicatrice era lei, Salvatore Compagnone. Dopo 18 anni, cosa ricorda di quel concorso? Mi lasci innanzitutto esprimere la mia totale gratitudine alla sua testata giornalistica che mi ha offerto la possibilità di fornire anche la mia versione dei fatti su una questione per la quale è stato messo in piedi, ritengo, un vero e proprio sciacallaggio mediatico. E mi lasci anche dire, prima di rispondere alla sua domanda, che la confessione audio di Angelo Brancaccio mi è apparsa davvero risibile. Parliamo infatti di un uomo, ed è noto a tutti, che è stato condannato in primo e in secondo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso e che si è autoaccusato sostanzialmente rispetto a queste sue situazioni giudiziarie di aver rubato una merendina al compagno di banco durante l'ora di ricreazione. Oltretutto, le sue parole sono abbastanza chiare quando lancia queste accuse a questo Mozzillo, al suocero di Mozzillo e altri soggetti, quasi come se fosse in atto una vera e propria faida fra di loro. Tant'è vero che parla di litigi e di querele che sono intervenute tra le parti. Quindi, molto francamente, non mi posso sentire meravigliato per le sue affermazioni e men che meno mi ha meravigliato l'uso che qualcuno ha ritenuto di fare di queste affermazioni e soprattutto della merendina di cui parlavo prima che ha rubato Brancaccio. Praticamente questa merendina è stata immediatamente cosparsa di fango come se fosse Nutella e immessa sulla rete mediatica. Il vero problema però è quello che non tutti sanno. E cioè che io soffro di una particolare allergia alle merendine. E quindi a questo punto, se qualcuno ha dato la possibilità a Brancaccio di autoaccusarsi, lei, dottor Urciulli, mi deve dare oggi la possibilità di autoassolvermi. È scientificamente impossibile che io abbia potuto partecipare a questo furto di merendine di Brancaccio, perché dall'età di 3 anni, che per questa mia allergia, i medici mi hanno vietato di mangiare merendine. Detto ciò, e non volendo in questo modo sottrarmi alla sua domanda, lei mi chiede cosa ricorda di quel concorso. Bene, io di quel concorso ricordo innanzitutto che ci sono arrivato come esperto in materie giuridiche. E questo ricordo mi fa anche pensare un'altra cosa, che durante la mia vita non ho mai seguito la scuola del fango, ma piuttosto quella del diritto. E questo mi impone, in questa circostanza, di rispondere alle chiacchiere di mistificatori, evidentemente, con la realtà e la verità delle carte, dei documenti, degli atti ufficiali. Compagnone, di quale atti parla? Guardi, parlo ovviamente dei verbali della commissione giudicatrice di questo famoso concorso. Gli unici atti che immagino ci possano raccontare la verità e come si sono svolti effettivamente i lavori della commissione. Oserei dire che sono anche i primi atti, me lo consenta questo, che un giornalista serio e onesto avrebbe dovuto consultare e potuto consultare per farsi un'idea specifica in materia. Ma visto che ho con me i verbali, andiamoli a guardare insieme e ci accorgiamo subito di quattro cose importanti di questi verbali. Uno, che è stato assicurato da parte della commissione il sorteggio della prima prova scritta, che è stato assicurato, due, dalla commissione il sorteggio della seconda prova scritta, tre, che è stato assicurato il sorteggio delle domande della prova orale,
Quattro, che è stato addirittura e persino assicurato il sorteggio dell'ordine sequenziale con cui i candidati dovevano essere interrogati all'orale. A questo punto faccio fatica a capire cos'altro avrebbe potuto fare quella commissione 18 anni fa per rendere maggiormente trasparente il proprio operato. Secondo lei, compagnone, si poteva fare qualcosa in più? Dottore, la prendo quasi come una provocazione questa sua domanda. E mi viene voglia di risponderla con una battuta. Forse si poteva sorteggiare direttamente il vincitore e questo avrebbe messo a tacere un poco tutti. Battute a parte, però, devo dirle, sempre dagli atti in mio possesso e che le consegno, che c'è stato chi ha fatto qualcosa in più su questa vicenda. Un concorrente. Un concorrente si è rivolto ad un avvocato e ha presentato ricorso innanzi al TAR Campania. Un ricorso finalizzato ovviamente ad invalidare la procedura, un ricorso con il quale sono stati impugnati esattamente i verbali della commissione di concorso, oltre che la delibera di giunta con la quale era stata approvata la graduatoria. Risultato? Il TAR Campania, con ordinanza del 10 ottobre del 2002, ha rigettato l'istanza di sospensiva. Di fronte a questo insuccesso, il ricorrente e il suo avvocato si sono ben guardati dal coltivare ulteriormente questo giudizio, evidentemente ben consapevoli della legittimità degli atti e della correttezza dell'operato della commissione. Tanto è vero che alcuni anni dopo, come è prassi, con decreto dell'8 ottobre 2014, sempre il TAR Campania ha dichiarato perento, cioè morto, questo ricorso. Lo ha definitivamente archiviato. Ora, dottor Uccioli, capisco che non stiamo parlando della Corte di Cassazione di Cesa, ma onestamente le statuizioni a cui ho fatto riferimento, ordinanza e decreto, attengono comunque a un Tribunale della Repubblica Italiana. A questo punto credo che qualcuno abbia il dovere di venirci a spiegare dove sta il trucco di questo concorso truccato. E forse più che spiegarlo a me lo devi andare a spiegare ai giudici della Procura di Napoli Nord. Compagnone, lei sta dicendo che ha intenzione di fare una querela a Brancaccio? Dottore, le dico che io ho già querelato Brancaccio. E aggiungo che ho riservato lo stesso trattamento anche a chi pensa di poter spargere fango sulla rete mediatica e persino a qualche opinionista da cantina sociale che si diletta a rilasciare commenti sgrammaticati sulla rete. Compagnone, lei cosa teme per tutta questa situazione? Soltanto il pregiudizio e la malafede, nient'altro. Anche perché ho avuto la possibilità adesso di mettere su uno stesso tavolo, da un lato, le chiacchiere, che per certi aspetti, voglio dire, ai miei occhi sono apparse come dei veri e propri conati di vomito, e dall'altro lato gli atti ufficiali di una pubblica amministrazione e le statuizioni di un tribunale della Repubblica Italiana. Come dire, a ciascuno il suo. Potrei concludere evocando un noto motto latino, secondo cui omnia munda mundis, omnia sozza sozzis. Ognuno si farà la sua opinione, sapendo, tradotto in italiano questo motto, che tutto è puro e pulito per le persone che hanno la coscienza pulita, tutto è sporco per le persone immorali.